Con Ascotrade Latte Busca il risparmio ha più gusto. L'azienda trevigiana fornitrice di gas ed energia elettrica e la storica latteria bellunese hanno infatti stretto un accordo di co-marketing che tutela il portafoglio delle famiglie portando sulla tavola i sapori del territorio. Sottoscrivendo nel mercato libero un contratto combinato luce gas con Ascotrade si avrà diritto ad un buono di 13 euro da spendere per l'acquisto di prodotti a marchio Latte Busca presso i punti vendita della latteria. Noi crediamo che possa essere per entrambe le realtà una grossa opportunità, da un lato per Ascotrade di comunicare in maniera forte un messaggio che sicuramente Latte Busca si sente di veicolare nei vari punti vendita. Ci sono oltre 3 milioni di persone che entrano nei nostri spazi e quindi il messaggio sarà sicuramente capillare e sicuramente efficace. Noi riteniamo di dare qualcosa di positivo a tutti i nostri clienti. Un accordo che nasce appunto dalla natura delle due aziende, entrambe legate alla tutela del territorio. Mai come in questo momento di crisi avere aziende sane e importanti che danno lavoro sul territorio, che fanno anche operazioni di co-marketing e portano ulteriori vantaggi ai propri clienti. Ecco, questo credo sia quello che può distinguere una società del territorio presente, attenta alle esigenze del territorio, da un competitor nazionale che una volta fatto il contratto pensa a qualcos'altro, pensa a come incrementare il suo business. Per aderire all'offerta e usufruire del buono spesa Latte Busca bisogna sottoscrivere con Ascotrade un contratto forza doppia semplice per l'energia elettrica e forza doppia semplice gas. I nostri prodotti commerciali sono assolutamente competitivi, quindi un 5% di sconto sull'energia elettrica si trova da noi, non si trova da nessun'altra parte. Un contratto con 24 mesi garantiti di prezzo fisso sul gas si trova da noi. Noi siamo una vera azienda del territorio. Gli utili che noi produciamo ricadono nel territorio attraverso i comuni. I comuni sono i nostri soci. Noi abbiamo, ogni anno facciamo i dividendi a favore di questi comuni e i comuni, come si sa, devono poi investire le loro risorse a favore dei cittadini. Questo accade con un'azienda del territorio, non può accadere con aziende che hanno la testa altrove.